sono molto preoccupata e la prima condivisione che chiedo al volontariato oggi è questa, cioè l'impegno di, come dire, di rivoluzione culturale rispetto a questo egoismo, a questo personalismo, a queste porte chiuse, non mica solo nei confronti degli immigrati che stanno arrivando adesso, ma nei confronti di tutti che aleggia nel nostro contesto sociale. E allora io, chiedendo perdono, e poi ci sono i miei funzionari che mi racconteranno tutto, poi questi, gli attori del mio territorio li conosco, li frequento, quindi mi riporteranno le azioni di oggi, vi volevo dire sostanzialmente due cose. La prima sta nel, è quello che ha posto Piero quando dice vogliamo capire bene il rapporto, il riconoscimento, il rapporto tra le istituzioni e il mondo del volontariato. Io ho preso con forza, ma approfondito fin da subito questo argomento perché ho capito, io speravo che fosse rimandabile, perché uno arriva a fare un mestiere, ci sono tante emergenze, pensavo non era rimandabile, non era rimandabile perché ho trovato delle fragilità nei meccanismi della vostra rappresentanza, nei ruoli delle diverse organizzazioni proprie del volontariato. I titoli li ha detti Piero, siamo nel settore, non li ripeto, comitati paritetici, CSV, gli organismi di rappresentanza territoriali, insomma il COGE, tutto, e ho capito che ci dovevo mettere la testa. Ho girato tutte le 9 province del mio territorio prima di Natale, sono stata a tutte le assemblee provinciali tranne due che avevo avuto un evento come questo, per capire, e dopo l'estate faremo la conferenza regionale che dovrà essere commesso visto tutti i livelli di organizzazione. Quindi io mi sono accorta delle caratteristiche di questo mondo, della fragilità della rappresentanza. Dirò un'altra cosa brutale e secca, però io sono così, mi piace, dobbiamo far così, se no non si va avanti. Questo è un mondo che esige chiarezza e subito, insomma. Le nostre organizzazioni del volontariato, il numero dei volontari nella nostra regione da 3 anni a oggi, perché noi facciamo la raccolta di dati ogni 3 anni, non è aumentato. No, però sono aumentato il numero delle organizzazioni di volontariato. Questo per me è un segnale grave, perché vuol dire che anche, no, anche il mondo del volontariato fa fatica a stare insieme in gruppo e ha bisogno di farsi le sue nicchie, no? Ognuno si fa la sua associazioncina, che va bene, però guardiamoci. E l'altro dato è l'età dei nostri volontari. Io ho visto le facce delle numerose assemblee. No, ma Piero è giovane, anziano, ma giovane di cuore. Ma adesso scherzo poco, questo è un problema che ci dobbiamo porre. L'altro problema istituzionale che io ho rappresentato anche in maniera forte, lo sapete tutti, la posizione che io ho assunto rispetto alla progettazione sociale e all'accordo che avete firmato in dicembre, che dopo con le altre regioni abbiamo assunto, a livelli nazionali sono qui presenti, quindi ci siamo trovati, non è stata una sfida che io come istituzione ho fatto alle fondazioni o a chi ha firmato l'accordo. Quella denota quello che vuole essere, quello che io credo sia importante nel rapporto con chi, con le organizzazioni del volontariato. Cioè il mondo del volontariato è un mondo libero di iniziativa, liberissimo di iniziativa. Io non ho nessuna intenzione di mettervi il cappello, perché mi farei del male. Io ho bisogno che voi facciate quello che ritenete opportuno fare sui territori, perché voi siete le antenne e le sentinelle dei bisogni del territorio e siete anche quelli che, oltre che dirmi cosa c'è bisogno, date delle risposte prima che io riesca a darle. Quindi non ho nessuna intenzione di tarpare le vostre spirograndissime ali che permettono di volare. Quello che dico è: bisogna che il vostro lavoro sia coordinato con il lavoro delle istituzioni, perché se no non andiamo da nessuna parte, non andiamo da nessuna parte. Noi viviamo in un mondo dove dobbiamo lavorare coordinati, noi, anche a costo di litigare, non mi importa, ma voi mi dovete dire cosa c'è bisogno e io ho il dovere di dare delle risposte a questo.